Allora, buonasera a tutti, siamo lieti di ospitare questo evento al Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti. Siamo qui stasera con Giuseppe Nigro, rappresentante in questo caso di ben due realtà importantissime su Saronno, il Museo delle Industrie del Lavoro Saronnese e la Società Storica Saronnese. Siamo molto lieti di questo avvenimento di stasera perché è un po' l'inizio di una collaborazione che speriamo appunto prosegua poi nel tempo con diversi progetti che al momento sono in fase di sperimentazione, diciamo così. Questo evento è nato da questa mostra che si intitola Bianco Mangiare, con le opere in ceramica di Serena Zanardi, un'artista genovese che stiamo ospitando in questo periodo e che rimarrà aperta e visitabile fino al 22 di dicembre. È una mostra particolare. Serena scava tra le vecchie fotografie e ripropone tridimensionalmente le opere in ceramica. E dato che le fotografie a cui attinge Serena sono fotografie dei primi decenni del Novecento, arrivano fino agli anni 40, ed essendo la Casa Museo Giuseppe Gianetti una casa del 40, abbiamo pensato che fosse un momento importante per fare una congiunzione tra il Museo della Ceramica e la storia del contenitore che lo ospita. Noi abbiamo la fortuna di possedere un archivio di memorie di Giuseppe Gianetti, un archivio di fotografie della famiglia Biffi che ha abitato in questa casa, e quindi tutti questi spunti ci sono sembrati un punto di partenza interessante per ospitare il professor Nigro, che è un espertissimo di Saronno e che ci presenterà stasera il suo libro. Bene, buonasera e grazie per l'invito. Il libro di cui parliamo questa sera si intitola Saronno tra fascismo e modernità, politica, amministrazione e società 1920-1940. Quindi si conclude quando questa abitazione viene realizzata. E probabilmente però bisogna dire che questa abitazione viene realizzata proprio perché negli anni precedenti, nei due decenni precedenti, la città ha uno sviluppo notevole. Uno sviluppo che ha delle ragioni che in questo libro vengono messe a fuoco. Il libro, come tutti i libri, ha una sua storia, e ha soprattutto dei lavori preparatori. Non nasce come un libro, nasce come un libro diciamo in cui vengono portati a sintesi dei lavori che erano stati fatti precedentemente intorno agli anni, sugli anni del primo dopoguerra. Gli anni del primo dopoguerra saronnesi sono anni piuttosto tesi. E direi che per la prima volta nella storia di questa realtà, forse la seconda per essere più precisi, perché è la prima volta in cui si assiste a lotte sociali di una certa consistenza, accade nel 1901, quando i contadini si ribellano ai patti agrari a cui erano sottoposti e adottano delle forme di lotte, di rivolta anche piuttosto drastiche, incendiano i covoni, si rifiutano di consegnare i cosiddetti appendizi ai proprietari terrieri e in tutta la zona avviene questo sconvolgimento, un fatto inusitato per il territorio, perché in realtà la popolazione di questo territorio è sempre stata una popolazione mite. È talmente inusitato che si pensa di dover costruire un presidio della forza pubblica a Saronno. Non è un caso che la caserma dei carabinieri è datata proprio 1901, ma non voglio divagare troppo. Nel 1919, dopo la guerra, vi sono agitazioni che nascono nelle aziende di saronnesi e sono il frutto di quelle rivendicazioni sindacali che erano state tacitate durante gli anni di guerra. Spesso
si celebrano quegli anni come gli anni sotto il punto di vista politico, ci si dimentica invece di ricordare quanto gli aspetti socio-economici siano determinanti in quegli anni e quanto pesino sulle condizioni di vita della popolazione. Per dire, il tema del razionamento, il tema delle condizioni alimentari è un tema che corre lungo tutta la prima metà degli anni 20. Cioè non c'è un automatismo, finisce la guerra, ricominciano i commerci e ricomincia il Bengodi. Anzi, c'è un problema di crisi enorme, quindi non a caso le lotte della primavera del 19, quindi siamo a pochi mesi dalla fine della guerra, vengono chiamate lotte per il caro vita, e saranno uno degli epicentri, stranamente per le ragioni che dicevo prima, ma evidentemente la massa dei lavoratori era stata compressa in maniera notevole, e le lotte sono talmente violente che destano l'attenzione di sindacalisti di importanti che da Milano si catapultano in città e guidano queste lotte. Celso Murisi, Bramante, Cucini, eccetera, sono personaggi che poi ritroveremo nel sindacalismo fascista. Cioè le agitazioni di Saronno diventano un po' una sorta di laboratorio per le lotte che poi le lotte sociali e sindacali che si svilupperanno più avanti. 1920, l'occupazione delle fabbriche nota, vede anche questa realtà coinvolta, e vede soprattutto le officine Nicola Romeo, in coincidenza con le agitazioni milanesi del Portello, anche quelle che poi sono più note come CEMSA, costruzioni elettromeccaniche, Saronno, vengono occupate dai lavoratori. È un momento in cui sembra che i socialisti, che in città non avevano un grande peso, possano diventare diciamo la forza trainante di questa realtà. Nei mesi precedenti praticamente tutte le città lombarde di una certa consistenza, Milano, Sesto San Giovanni, Monza, Busto Arsizio, Gallarate, che erano andate alle elezioni amministrative, erano diventate città conquistate amministrativamente dai socialisti. Quando a Saronno vi saranno le elezioni amministrative del 20, che sono le prime elezioni amministrative dopo quelle del 1914, si scontrano le due forze politiche più importanti della città, cioè i cattolici da una parte, il Partito Popolare, che era stato fondato l'anno prima, e il Partito Socialista. Vincono i cattolici perché la tradizione cattolica era quella più radicata da sempre in città, anche se l'opposizione socialista porta una rappresentanza in Consiglio Comunale per la seconda volta, la prima volta era stata nel 1914, di una certa consistenza. Le vicende dopo il 1920, vedono momenti di tensione e momenti di recupero dal punto di vista economico. Vero è che la situazione economica della città è piuttosto precaria, tant'è che nasce in città una cooperativa di consumo che avrà un successo enorme, che è la Cooperativa Popolare Saronnese, ispirata dai cattolici locali,
che avrà un ruolo, dicevo, di grandissima importanza per calmierare la situazione del costo sotto il profilo del costo della vita. Diventerà nel corso degli anni 20 talmente importante questa realtà fino ad avere qualcosa come circa 5.000 iscritti. Se consideriamo che la città aveva 15.000 abitanti, vuol dire che sostanzialmente tutte le famiglie della città avevano aderito a questa realtà, perché i prezzi calmierati dei generi alimentari consentivano di aggirare quelle condizioni, cioè di superare quelle condizioni di precarietà che invece caratterizzavano la situazione. Tant'è che i commercianti non erano molto soddisfatti di questa situazione, perché si lamentavano e protestavano sotto questo punto di vista. Dal punto di vista amministrativo, e il libro affronta questa tematica in maniera ampia, il comune diretto dai cattolici si pone il problema di dare una risposta che è sempre stata uno dei problemi più grandi di questa realtà, cioè che è quella della ristrettezza dei confini amministrativi. Saronno ha sempre sofferto questa limitatezza del suo territorio. Dopo il 1879 l'arrivo della ferrovia ne aveva fatto diventare un borgo industriale consistente, però i confini amministrativi erano sempre rimasti limitati, quelli di sempre. E la classe dirigente locale, diciamo, cercava di dare una risposta ampliando, diciamo, i confini amministrativi a danno dei paesi confinanti. Ci fu quindi uno studio che portò a concludere che bisognava, per garantire nuove abitazioni, condizioni migliori di sviluppo alla città, allargarsi verso Gerenzano in particolare, perché molti degli operai che lavoravano nelle fabbriche che stavano lungo l'asse della Varesina e al di là della ferrovia provenivano proprio da quella realtà. Tant'è che si avviò un percorso di acquisizione dei territori noti con la denominazione della Stella, perché era la denominazione che veniva data ad una cascina non distante dal santuario, e furono acquisiti, proprio acquistati, ed entrarono nei confini amministrativi della realtà. In realtà lo studio faceva osservare che era necessario un ampliamento ben più consistente. Questa questione amministrativa fu uno dei motivi del conflitto politico che si aprì negli anni 20 tra i cattolici e il nascente nazionalismo fascista. Il fascismo non era granché diffuso in città, ancorché Saronno vide la presenza di uno dei primi fasci di combattimento della provincia di Milano. Nel 1919, proprio in coincidenza con la nascita dei fasci di combattimento, l'episodio di Piazza San Sepolcro a Milano, nacque il fascio di combattimento legato a quello milanese. Vi partecipò anche un saronnese che proveniva dalle file socialiste, tant'è che fu espulso dal partito per questo motivo. E l'anima di questo movimento
proveniva proprio da quegli esploratori di cui dicevamo poc'anzi, quindi di cui l'esponente più significativo era questo personaggio che si chiamava Colisi Rossi, che aveva in città, era stato un interventista, si era arruolato nell'esercito giovanissimo, 16enne, 17enne, come era accaduto per tanti personaggi durante quegli anni, e quando era ritornato dalla guerra ufficiale, era stato promosso ufficiale, fondò questo primo fascio di combattimento, partecipò ai fatti di Fiume, fu un d'Annunziano, seguì D'Annunzio nell'occupazione di Fiume, per questo ebbe problemi con l'esercito, problemi che furono poi sanati quando il fascismo andò al potere, e Colisi Rossi diventerà un esponente di primo piano del fascismo torinese, perché divenne anzi federale a Torino. L'assenza di Colisi Rossi da Saronno, di questo primo fascio di combattimento, portò alla crisi del fascismo locale. Cattolici sui loro giornali, sulla Squilla del Popolo, sostenevano che a Saronno non c'era bisogno del fascismo, che i cattolici erano stati patriottici loro e che quindi non c'era bisogno del fascismo a rappresentare nessuna dimensione. E questo in parte era assolutamente vero, era una verità, perché i cattolici saronnesi avevano aderito al regno, avevano aderito in ritardo, ma quando aderirono sposarono le tesi nazionaliste, anche perché in città visse e lo troveremo come protagonista negli anni 30 nel fascismo saronnese varesino, questo prete che si chiamava Luigi Bietti, il quale insegnava al collegio arcivescovile e ebbe un'influenza importante sulla gioventù locale che studiava presso il collegio arcivescovile, facendo passare i cattolici che erano stati anti-unitari fino al 1910 circa. Bietti arriva al collegio arcivescovile nel 1908-9, siamo negli anni della crisi modernista. Bietti aveva aderito al modernismo cattolico e proprio per questo viene confinato a Saronno, ma è un po' un prete ribelle con una forte vocazione politica, e quando l'Italia entra in guerra contro gli austriaci, contro i tedeschi, diventa un interprete sul piano locale dell'interventismo cattolico. Quindi la patria diventa un'acquisizione della cultura cattolica di quegli anni anche a Saronno, e Bietti lo ritroveremo negli anni 20 e 30. Quindi tra il 20 e il 22, questa realtà è una realtà che sembra estranea al movimento politico dei fascisti, estranea anche alle violenze che caratterizzavano quegli anni. Le violenze sembrano proprio, come dire, sfiorare questa realtà senza coinvolgerla. Avremmo violenze, assalti nel 22 dei circoli, prima della marcia su Roma, di molte cooperative cattoliche, quindi da Lazzate alle cooperative della Bassa, e molti comuni verranno assaliti.
Ma tutto questo, a Saronno la debolezza dei fascisti per un verso e questa forte impronta nazionale, patriottica dei cattolici costruisce un po' un involucro intorno a questa realtà, tant'è che il sindaco di quelle famose, di quelle elezioni che citavo prima del 1920, sindaco cattolico Davide Canti, resisterà fino al 1924 e solo nel periodo, solo nel dicembre del 1924, quindi a 2 anni dalla marcia su Roma, quando ormai la situazione era evoluta, per non dire degradata, sul piano nazionale, che i fascisti locali decidono di dare un colpo a questa amministrazione e occupano il comune, costringendo il consiglio comunale, il sindaco in primis e il consiglio comunale a seguire, a dimettersi. Questa era la tattica tipica del fascismo quando trovava un ostacolo forte nei paesi, nei partiti di impronta democratica. Le dimissioni volevano dire l'arrivo del commissario prefettizio. Il commissario prefettizio, quindi, che arriva a Saronno nel 24, riprende quel tema di cui dicevo prima, che era quello dell'allargamento dei confini amministrativi, e fa uno studio particolareggiato che poi diventerà la base per un processo amministrativo che si realizzerà pochi anni dopo, si realizzerà tra il 27 e il 28. Tra il 27 e il 28 accadono due fatti in contemporanea. Beh, intanto sul piano generale c'è la formazione di 17 nuove province nel Regno. C'è la necessità di costruire le province sul confine orientale dei territori inglobati nel Regno d'Italia, l'Alto Adige, il Friuli e poi anche l'Istria, che era entrata a far parte dell'Italia, e fu un'occasione per riorganizzare amministrativamente il Regno. Quindi accanto alle 7 province nuove costituite sul confine orientale se ne costruiranno in giro per l'Italia almeno 10. Una di queste è Varese. Varese è la sede di sottoprefettura ed era, faceva parte della provincia di Como, sostanzialmente. Perché si costituiscono queste province? Che sono tutte province di confine, a parte alcune. Sono due le province che non sono di confine. Se non ricordo male, una è la provincia di Latina, Littoria, e l'altra è la provincia di Taranto, costituendo la provincia di Taranto. Perché le province di confine? Perché il tema del nazionalismo, bisogna difendere la patria dai potenziali pericoli esterni e tutto ciò che non è nazione è un pericolo, cioè questa ossessione nazionalistica. Varese quindi diventerà provincia con traversie che racconto nel libro, perché voleva dire costituire la provincia di Varese con i territori dell'Alto Milanese, voleva dire spezzare la provincia di Milano, che storicamente così era definita dai tempi del Ducato sostanzialmente. Cioè l'Alto Milanese ha sempre avuto una storia amministrativa legata al capoluogo regionale. Da Milano fino a Sesto Calende, che rappresentava il limite con la provincia di Como, la storia era stata una storia unitaria con la provincia, tant'è che gli stessi esponenti del fascismo milanese non sono del tutto convinti di questa amputazione
e sull'amputazione territoriale vi fu un dibattito molto, molto forte. Inizialmente la stessa Legnano doveva entrare nella provincia di Varese, ma gli esponenti politici di Legnano, che contavano di più nell'establishment dell'epoca, riuscirono a condizionare il presidente della provincia di Milano, questo avvocato amministrativista piuttosto importante, cosa che non fecero i politici locali, ma il fascismo locale, che era guidato da un personaggio esterno alla città, che era arrivato negli anni 20 dopo il personaggio che ricordavo, Colisi Rossi, e che lavorava in una delle aziende cittadine. Non, la cronaca del tempo non ci dice esattamente dove era un personaggio piuttosto violento che si era formato nel fascismo friulano, a Monfalcone, proveniva da Monfalcone. Il fascismo dei confini orientali fu un fascismo molto violento, molto aggressivo, proprio perché c'era questo tema del nazionalismo, difendere la nazione. E questo Benny portò a Saronno un po' questo clima violento. E fu proprio lui l'artefice dell'occupazione del comune nel 24. Quindi era un disciplinatissimo esponente della Federazione Fascista della provincia di Milano. Quando il Duce decise di costituire queste province, accettò supinamente questo diktat, scambiando l'adesione alla provincia di Varese con un risarcimento amministrativo. Contemporaneamente, infatti, avvenne l'unificazione dei territori circostanti di Origgio, Uvolda e Gerenzano. Improvvisamente, repentinamente, la città si trovò ad essere la seconda città della provincia dopo Busto Arsizio, perché in realtà Varese contava meno abitanti di Busto Arsizio. Quindi in questa vicenda di costruzione della provincia, che fu realizzata da un uomo delle istituzioni, dovremmo dire, dal sottoprefetto di Varese, che si chiamava Aldo Bonfiglio, si chiamava un personaggio colto, un personaggio con una profonda cultura amministrativa, che aveva questa visione, questa sua visione lo portò a dare un forte impulso, e a lui si deve questa costruzione rapida della provincia di Varese. Gli unici che protestarono furono gli industriali di città, i quali non aderirono perché ormai nel 28, alla fine del 27, non è che c'erano margini di protesta. Sommessamente scrissero lettere al presidente della provincia, in cui fecero notare che trasferire aziende che avevano un riferimento storico con Milano sarebbe stato di danno dal punto di vista economico per queste aziende, per la loro celebrità. Insomma, su questo tema furono in particolare due industriali che fecero notare questo aspetto, in particolare Parma, noi che operiamo su tutto il mondo, non essere più riconosciuti come industria milanese ci precrede. Direbbero anche i Lazzaroni furono fra quelli che protestarono di più. Questo presupposto amministrativo è importante perché le nuove condizioni consentivano alla città uno sviluppo, cosa che non era accaduto
accaduto in precedenza. Io nel libro sostengo una tesi che questo sviluppo in realtà fu guidato in modo approssimativo, cioè no? Le classi dirigenti locali avrebbero davvero potuto trasformare il territorio se avessero avuto una visione ampia. Invece la classe dirigente saronnese pensò a centralizzare tutto all'interno dei confini amministrativi che precedenti, senza portare all'esterno servizi che potessero essere di utilità territoriale. Questo fu un limite, perché invece di ridisegnare il territorio, geograficamente il territorio, si utilizzò gli altri paesi giustapponendoli a quello che già esisteva. Questo fu un limite di programmazione piuttosto di pianificazione dell'urbanistica che esploderà poi, esploderà alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E che credo ci portiamo avanti ancora adesso. Come... E che è un limite, è un limite enorme anche oggi, cioè questo conferma quello che molti studiosi di storia amministrativa dicono, no? Cioè che la qualità delle storie locali è fatta dalle élite. Se le élite non comprendono certi processi, per cui cosa dire dal punto di vista più generale? Che tra in età giolittiana e subito dopo la prima guerra mondiale la comprensione di questo problema era avvenuta. La soluzione che si adottò fu una soluzione un po' miope, no? Cioè, un po' miope, per cui in qualche modo si intasarono tutti i servizi all'interno del nucleo del borgo senza invece esportarli, provocando peraltro un sottostante rigetto che poi si vedrà più avanti. Tant'è che questo libro si conclude proprio su questa vicenda del ritorno alle autonomie amministrative locali. Se posso interromperti un attimo, così prendi fiato anche, io penso sia veramente importantissimo per tutti noi comprendere questi passaggi storici, credo che siano molto importanti per vedere anche un po' la situazione attuale senza poi entrare nel merito dei vari settori. Però la domanda che volevo farti era, tutte queste informazioni dove sono state, cioè dove, come inizia la tua ricerca e la tua passione? Sì. Perché volevo farti un po' di domande anche proprio su di te, nel senso noi camminiamo per Saronno e diamo un po' tutto per scontato e sentiamo che Saronno è una città storica che ha un passato che emerge in piccoli scorci, in piccoli sguardi, però io so che Saronno è una città con tantissimi archivi e che questi archivi sono pieni di informazioni, ma le informazioni negli archivi rimangono informazioni se qualcuno come te non è capace di relazionare poi tutte queste nozioni. Quindi volevo chiederti un po' di questo tuo lavoro enorme che hai fatto di raccolta dati e da dove parte e come va avanti. Io lo dicevo anche prima, ci sono degli studi precedenti, erano dei saggi monografici che preparano questo lavoro e che sono un po' sparsi in riviste, altri libri, quindi mi era sembrato opportuno in qualche modo dare una sintesi a questi lavori. Diciamo che la ricerca, io ho iniziato molti anni fa queste ricerche, subito dopo, se non addirittura durante il periodo dell'università, occuparmi a leggere e guardare il territorio e la mia formazione è quella di uno che si è occupato, io sono un appassionato di storia del risorgimento, mi sono laureato in storia del risorgimento e credo che quello sia uno dei periodi più significativi della storia italiana, perché è un periodo di alte idealità,
cioè è la parte diciamo non vile della storia italiana, ma proprio molto molto alta, perché la storia del Risorgimento vede per la prima volta parlare in Italia di patria, e vede unite le popolazioni con vicende ovviamente distinte ma molto simili da Milano a Palermo, e coinvolgimenti molto forti della gioventù, dei giovani che si identificano in questo processo unitario, e sposano idee forti, cioè perché c'è un tema della solidarietà, ad esempio, che è fortissimo. Se noi pensiamo alle cinque giornate di Milano, vediamo la borghesia e il popolo insieme, e raramente questo accade a Roma quando si difende la Repubblica nel 48 e così via. Questa identità di una sorte comune è rara nella storia italiana. Poi forse bisognerà aspettare la Resistenza, no? Cioè per trovare valori altrettanto forti. Io a Saronno vedevo una sorta di monocultura, di ideologia soverchiante, che era quella della cultura religiosa, della rappresentazione della storia cittadina esclusivamente con il filtro religioso, e ritenevo che fosse importante restituire alla città anche un punto di vista civile, un punto di vista economico, un punto di vista sociale, cosa che in passato non era stata fatta da nessuno, e quindi ho iniziato questo percorso, e ne sono nati questi lavori. In realtà la fonte la più importante della storia cittadina, accanto ad altri, è l'archivio parrocchiale. L'archivio parrocchiale che io ho saccheggiato, insomma, no? Cioè, saccheggiato nel senso di studiato in tempi non sospetti, che oggi è accessibile perché riordinato, eccetera. Io ho trovato nell'archivio parrocchiale una mole di documenti davvero importanti. Poi l'archivio comunale, la storia amministrativa ricostruita in questo libro sta nell'archivio comunale. Poi, per fare storia moderna, storia contemporanea a partire dalla fine dell'Ottocento, ci si avvale anche delle fonti a stampa, cioè e in questo volume tra il 25 e il 40 la cronaca prealpina è di grande aiuto per ricostruire le vicende locali. Anche il Corriere della Sera è di grande aiuto, tutto il tema del dibattito dell'amputazione della provincia di Milano anche dopo il 26, quindi dopo le leggi fascistissime, trova spazio nel Corriere della Sera. Stranamente ci sono questi spazi di libertà, quindi ed è un uso delle fonti che necessita di una maggiore attenzione e cautela, perché le fonti poi in rapporto ai contesti, ai periodi, bisogna studiarle, certo, con una certa attenzione, ma anche durante il periodo in epoca fascista, dove in maniera un po' sloganistica si tende a dire non c'è più la libertà, quindi tutte le notizie sono false, non è propriamente così, non è propriamente così. Perché ci sono dei processi storici che, diciamo, proseguono
indipendentemente anche dalle fasi politiche della storia italiana. Questo libro, credo, io spero, ha dato un contributo in chiave di storia amministrativa, facendo vedere come alcuni dei processi che si affermano nel fascismo hanno una radice in un'epoca precedente, no? Cioè il tema, l'abbiamo ripetuto anche stasera, no? Il tema amministrativo non è un'invenzione del fascismo, ma è una questione che sta prima. Cioè, quindi io penso, credo, spero di aver dato un contributo in questo senso, che per le elite politiche moderne saronnesi potrebbe essere un riferimento. Spero che lo legga questo libro, perché poi per fare amministrazione, buona amministrazione, bisogna capire dove si vive e che cosa è accaduto, ma non tanto per come dire, retoricamente guardare al passato, ma per capire cosa fare nel futuro, perché questi libri servono sì a ricordare il passato, ma a orientare il futuro. Insomma, io penso che la storia debba, per cui molti dei limiti contemporanei che si vivono in città hanno spiegazioni molto, molto precise, molto chiare. E se mi permetti, anche l'amministrazione non è soltanto di tutto il nostro, la nostra città, ma è un'amministrazione anche più piccola. Penso a noi banalmente come musei, anche noi abbiamo una nostra amministrazione e anche noi inevitabilmente i musei che nasceranno devono tener conto della storia, quindi del contesto in cui noi siamo collocati. Quindi grazie di questo tuo scritto, perché credo che ancora di più serva per far sì che anche le nostre piccole istituzioni vadano avanti e trasmettano il giusto passaggio tra quello che è stato, quello che siamo stati e quello che vogliamo diventare. Quindi importantissimo. Ci proviamo. Poi secondo me deve essere, non so, sembra tanto lontano, forse ai ragazzi di oggi sembrerà lontanissimi gli anni 20, sono passato un secolo, ma noi lo sentiamo invece che siamo un po' più lo sentiamo più vicino. Io perché... sicuramente. Perché, no, però ecco, noi ad esempio abbiamo tirato fuori dal cassetto della casa museo queste fotografie, ma potrebbero essere le fotografie dei miei nonni, banalmente, certo. Le fotografie che tutti forse conserviamo in casa, quindi a volte quando si vanno a recuperare i ricordi, ecco che allora non è più una cosa del passato, di un passato lontano, come una storia che si sente in televisione, ma diventa la nostra storia, diventa il nostro vissuto. E quindi i ragazzi di oggi penso che guardando queste fotografie abbiano la curiosità di capire da dove arrivano e anche che cos'è stata la terra che calpestano oggi un tempo. Quindi insomma ci auguriamo che tutta Saronno abbia anche un po' questa passione del ricordare cos'è stata una volta e che insieme poi si possa davvero riprogettare un futuro. Bene. Grazie mille Beppe. Grazie a te per l'invito. Grazie a te.